cittadini, vorrei riportare al centro della discussione politica albense il patto che noi uniamo Alba, che io ho fatto con la città, ossia di dire sempre le cose come stanno. Leggo da giorni post sui social, articoli di giornale, che l'opposizione siamo Alba pubblica. Credo fermamente nel ruolo dell'opposizione in democrazia, come ricordo perfettamente le dichiarazioni dell'ex candidato sindaco Marconi il giorno che ha perso le elezioni. Parole riferite ad un giornalista e che recito: faremo un'opposizione leale, un'opposizione che non lascerà nulla di intentato, un'opposizione presente. Ecco, quello che mi colpisce è quando dice un'opposizione leale, perché, caro gruppo consigliare di Siamo Alba, purtroppo, con il vostro continuo accesso agli atti, con le vostre numerose frequentazioni degli uffici comunali, costantemente interrotti nelle attività gestionali e necessarie a buon andamento della pubblica amministrazione, con la vostra pratica del non buonsenso, farcito di mezze verità, con la contraddittorietà delle vostre esternazioni, è altrettanto evidente, oggi più che mai, che la vostra azione volge esclusivamente all'ostruzionismo. Vi sembra normale scrivere sui social che grazie a voi si è tornati a ballare alla bambinopoli comunale, additando il fatto che la prima serata era priva di permessi come piano di sicurezza? Perché non dite la verità? Perché non dite che avete visionato il piano di sicurezza presso gli uffici preposti il giorno del primo evento, ossia il 26 giugno, e che in seguito avete fatto richiesta di accesso agli atti ed era tutto regolare? Questo lo dovete dire. Perché non dite che l'amministrazione comunale, visto che l'evento, e mi riferisco al format Vai col ballo, è stato più affollato del previsto, e si è adoperata immediatamente per far aggiornare la documentazione all'organizzazione della serata, convocando, tra l'altro, la commissione di pubblico spettacolo. Sapete che tale commissione ha stabilito, questa è la verità e non la vostra, che secondo l'articolo 80 del TUPS, tale manifestazione, essendo organizzata in spazi e luoghi all'aperto, non risulta necessaria la verifica di agibilità. L'unica verità è che questa amministrazione fa ed ha fatto tutto sempre secondo le regole. E quando c'è stato un dubbio, come in questa occasione, ci siamo presi la responsabilità di rinviare l'evento e verificare, non certo dietro vostro suggerimento, che tra parentesi non è mai arrivato. Stiamo in pieno svolgimento di una stagione turistica, pur gestendo la difficoltà di una segreteria generale allo stato vacante, in una località che vede nell'estate la maggiore produzione di atti, che stiamo garantendo con responsabilità. La città deve sapere che il vostro atteggiamento è diverso da quando annunciato alla stampa, il giorno che avete perso le elezioni. Oggi il vostro atteggiamento sta nuocendo alla città, agli operatori economici, ai turisti. Iniziate piuttosto a dirci cosa ne pensate dell'ultimo rifacimento, di cosa ne pensate della radente, della necessità che il nostro litorale debba essere salvato dalla furia dell'erosione. Attendiamo una risposta già dalla passata campagna elettorale, che ancora non aggiunge. Attendiamo.